La bomba del secolo, Albano e Romina beccati a farlo nel cuore della notte. La verità. Da quando Albano e Romina Power si sono lasciati, la felicità non è più la stessa cosa. Prima bastavano un panino e un bicchiere di vino. Adesso che loro non sono più una cosa sola, niente sembra bastare per raggiungere l'agognata felicità. Però, un po' di quella felicità è stata riassaporata quando Albano e Romina hanno cantato di nuovo insieme durante un concerto in occasione del 50° anniversario di matrimonio dell'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini. Felicità è stato proprio uno dei brani scelti dalla coppia. Mentre cantavano, lui si è avvicinato a lei, l'ha guardato come lui ha guardato solo lei in vita sua e le ha cinto i fianchi. Per un attimo tutti gli amori che si sono intrufolati in mezzo a loro sono spariti ed è sembrato di tornare tanto tempo indietro. I fan, quando hanno assistito alla scena, si sono emozionati e, per un attimo, hanno sperato che tra i due si sia riaccesa la fiamma dell'amore. Tutti fanno il tifo per loro. Soprattutto dopo il bacio a Genova e l'addio ufficiale del cantante di Cellino San Marco a Loredana Leciso. Ma che sta succedendo tra loro? C'è davvero un riavvicinamento? Certo, tutti lo desideriamo. Se tornassero insieme, avremmo la conferma che le cose belle non succedono solo a Cenerentola e Pretty Woman. Avremmo la conferma che anche nella vita reale possono succedere i miracoli. Per vedere se il miracolo accadrà davvero, bisogna aspettare il 26 luglio. E perché? Perché il 26 luglio è il loro anniversario di matrimonio e bisogna vedere se faranno qualche riferimento. Quel che giorno Albano e Romina, tra l'altro, canteranno ancora insieme a Rimini. Se tutto fosse andato come doveva andare, i due avrebbero festeggiato 48 anni di matrimonio. Ridere con Albano fa bene alla mia salute, ha detto poco tempo fa Romina che, in effetti, ultimamente, appare più in forma e felice che mai. Ma non è che davvero il riavvicinamento è cosa reale? Beh, le foto che usciranno sul numero di Chi di mercoledì 25 luglio sono una bomba. Già perché i paparazzi di Signorini hanno pizzicato Albano e Romina nel cuore della notte lo sapete a fare che? I due, dopo la festa dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini, sono stati avvistati a cena da soli. Ma sapete qual è il bello? Mentre tornavano verso l'hotel, lui ha regalato a Romina un mazzo di rose rosse. Hai capito? Un gesto affettuoso che va oltre il semplice affetto? Speriamo tutti la stessa cosa.